Ci siamo! Benvenuti in quest'ultimo appuntamento per Pokémon Platino Luminescente. Manca solo la sfida alla Lega Pokémon prima di poter completare questa avventura e cominciare Zaffiro Alpha, di cui vi parlerò poi nel corso del gameplay. L'unico ostacolo prima di affrontare la Lega vera e propria è Barry, che mi limiterò a sconfiggere e basta. Siamo pronti allora? Eccomi qua! Sì, ho tutte quante le 8 medaglie, anche perché senza le 8 medaglie non ci potevo venire qua, E se fossi venuto qui senza medaglie sarebbe stato grazie a dei glitch o dei cheat. E se fossi stato con i walkthrough walls ti sarei passato sopra o attraverso, più corretto, senza neanche parlarti. Oh yes, il primo l'abbiamo già affrontato per sbaglio e ci ho pure perso. E allora, il primo Pokémon è Infernape, dato che lui è tipo coleottero. Eccomi qua, benvenuto alla Lega Pokémon, sono Aaron, uno dei Super 4, è bello incontrarti. Sono un grande fan dei Pokémon insetto, voglio dire che sono così brutti da vedere ma sono anche belli. Ad ogni modo, qua si combatte solo con gli insetti, cioè tu combatti solo con gli insetti, io combatto con quello che mi pare. Possibilmente un lanciafiamme di quelli che usavano durante la Seconda Guerra Mondiale per... No. Meglio non dirlo. C'è sui libri di storia comunque, non è che... Lui che livello è? Non ci ho fatto caso. 71, buono, a Sturdy. Ovviamente metterà le Spikes o le Toxic Spikes. Ho provato a cambiare l'abilità di Gengar e metterla Levitate perché ho un Ability Patch, ho trovato un cerotto abilità, ma non funziona perché mi mette Merciless, che mi aumenta l'attacco speciale nel caso il target, l'avversario, sia avvelenato. Non mi serve. Alsash. Palle. Godo! A Flygon, perché ricordiamo che Flygon è tipo coleottero drago. Non è... è un effetto efficace. Quiver Dance anche lui, non dovrebbe superarmi con una sola Quiver Dance, ma se ce la fa, sono cavoli amari. Ce la fa, ovviamente. Draco Meteor, wow. Beh, allora, non vorrei di niente, però Draco Meteor? Un po' esagerato. Dai, Dragon Pulse, sì, avvelenato, ma... vuole morire. Forse pensava di reggerlo grazie alla difesa speciale aumentata, ma no. Sono forte, amico mio. Per fortuna che ha fatto un solo Toxic Spike, perché se ne faceva due era super avvelenato. Iper avvelenato, non super. Beedrill. L'ho visto usato un paio di volte in competitivo, ma più per fun che per nei tornei veri e propri. Ha retto bene un paio di turni. E ha fatto il suo lavoro sporco, ha fatto. È stato bello vederlo giocato. Fa piacere vedere dei Pokémon che non si usano mai giocati. Aledian, quindi il prossimo è Drapion. Va bene. Che è Lunge? Mai sentito Lunge. E siccome Gengar è tipo veleno, le Toxic Spikes sono state assorbite dal suo corpo e quindi sono scomparse. Dai, questo Lunge. Che è un attacco... I Lungis sono quelli che si fanno in palestra, no? Palestra, puoi farli dove ti pare, Lungis. Ah, solo Lunge? Ragazzi, io l'ho detto, sta mod c'ha dei seri problemi, Drapion dovrebbe essere buio, da quello che ricordo. E infatti... E Infernape, Close Combat e tanti cari... Ma è più veloce. No, non basta. Ah. Vabbè, dato che Trot Chop non gli fa niente, lo ricarico al massimo. Vinta la prima sfida contro il primo Super 4. Sì, per forza. È vinta! Oddio, lei. Lei è l'unico Super 4 che non incontriamo mai. Gli altri li incontriamo sempre durante l'avventura, invece lei no. Berta, Terry in italiano, se non erro. Sono Terry, mi piacciono i tipi terra. Sì, terra Terry. Vuoi mostrare a questa signora anziana cosa hai imparato? Sì. Il problema è solo uno. Se mi manda Rhyperior subito. Ok, Podon. Non gli hanno dato assolutamente team classici. Questi, come tutti quanti gli altri allenatori, cambiano team se li affronti più volte, magari se ci perdi o se fai un reset. Io però vorrei fare la Drago Danza con Ferraricator, l'ho messo davanti apposta. È Energy Palla. Ce l'ha quasi sicuramente. Body Press.
che è super efficace, tra l'altro. E possiamo cominciare ad attaccare. E non bastava, me l'aspettavo. Però ora sì. Castro. Storm Drain, che brutto. Che brutta cosa, Storm Drain. Va bene. Ho capito. Vai, con un attacco solo, perfetto. Ok, rimanda Hippodon. La tempesta di sabbia è finita e quello ricomincia. Però comunque anche lui se ne va a questo giro. Buono. E stiamo a due. Manda Golem. Golem ha ovviamente Sturdy, quindi me la prendo in saccoccia. Non ce l'ha. Sono esterrefatto. La signora Agarchomp. Perché? Ma finica solo Dracomiteor. Gli hanno messo solo Dracomiteor. Vogliamo scommettere? Double team. Ai ai ai, questa sarà tosta. Godo massimizzato. Sense lascia Sand Paddle per essere più veloce sotto la sabbia. Porca. Effettivamente sì, è più veloce. Ma io sono più forte. Potevo mandare Sceptile fin dall'inizio, ma non ci sarebbe stato divertimento. Beh, in realtà sì, però dai, volevamo un pochino giocarcela. Non è vero, volevo solo vincere, però Dracodanza, sai com'è, no? La Weakness Policy! Bravo! Cioè, vabbè, sì. Ed eccolo qua. Andato. Vinta anche contro Berta. Penso che tu possa arrivare lontano. Grazie, e ciao allora. Allora, dicevo, Pokémon Zaffiro Alpha, Nuzlocke Randomizer con cure limitate. Un commento mi ha fatto riflettere, un commento nella scorsa Randomizer dove veniva detto che usavo troppo le cure. Beh, sì, una Nuzlocke permette di usare le cure, quella che non lo permette sono quelle hardcore. E io non volevo fare un hardcore Nuzlocke perché perderei dopo la seconda palestra se tutto va bene. Quindi ho deciso però di continuare a usare cure, ma usarne meno. Perché in effetti Horas è un gioco che conosco molto bene. Sì, Zaffiro più che Horas, ma comunque qui abbiamo il tipo di fuoco e Feraligatr stavolta può fare il bello e il cattivo tempo. Ed eccolo qua, io allenatore! Vediamo un po' che combina, va! Bello. Torkoal! Vabbè. Ai ai ai. Comunque poi le regole le dirò bene nel primo episodio, le dirò tutte quante precise. Vediamo un po' che fa. Farà overheat, vampata? Col sole è bella tosta vampata. Body press, allora. Ce l'avete con me proprio? Boh, penso che ci siamo. Acqua jet, vediamo che combiniamo. La luce è andata via, quella del sole, quindi non è più così intensa e acqua jet è più forte. Perché sì, le mosse acqua si indeboliscono sotto la luce del sole. A Blaziken, interessante. Probabilmente ha acceleratore, quindi direi di farlo fuori prima possibile, grazie. Ah, Rapidash! Già. Ninetales riporta il sole. Bel Pokémon Ninetales, peccato che mi sa che non duri molto. Già. Ci sono in questo gioco un po' troppi Pokémon folletto. Il pugno sacro e via. Macargo. Bello. Bello proprio fluorescente qui. Proprio si vede che è fatto di lava. Ha fatto rompiguscio per aumentarsi le statistiche. Però poi ha preso la White Herb. Per quelle che sono diminuite. Questo qui è un set competitivo, se mi permettete. Grande. Allora, aspetta però!
Fire Blast aveva quella potenza perché era potenziato dal sole. Ora gliel'ho disabilitato con Cursed Body, non ha altre mosse e fa Struggle. Quanto me l'aspettavo che facesse Struggle. Quanto lo sapevo. Perché lo sapevo? Perché è così, è così, è. È così e vince anche contro il terzo Super 4. Il problema arriva con il prossimo Super 4. Allora, in realtà lui, essendo tipo psico, potrebbe avere del pane per i suoi denti contro proprio Feraligatr, che è tipo buio, ma sicuramente ha delle mosse tipo erba o comunque coleottero che possono colpire il tipo buio. Quasi sicuramente. Ho appena finito di leggere un libro, lascia che mi presenti. Io sono Luciano e uso i Pokémon Psico. Sì, sono stato bravo ad arrivare fin qui, ma ci siamo già incontrati. Peccato che non abbiano aggiunto un dialogo extra per il fatto che ci siamo già incontrati, no? Va bene così. Che poi Luciano sì, mi fa paura, ma quello che mi fa più paura di tutti è ovviamente la campionessa Camilla. Allora, Espeon ha Moonblast, probabilmente, e Energy Palla. Vogliamo subito testarlo? Ha Riflesso, ok. In effetti è giusto. Se non hai Moonblast ti do un bacetto. Ok, ancora non l'ha fatto però. Non sappiamo se ce l'ha o no, è solo che non l'ha fatto. Io avrei due Dragodanza e quindi vado con Sgranocchio. Let's go, let's go. Brutto colpo. Ha influito perché c'era Riflesso con due Dragodanza? Non credo, la difesa di Espeon non è buonissima. È alta, ma non proprio... Oddio, Medicham. Dicevo, è alta ma non eccellente. E anche lui, anche Medicham, ha una difesa buona ma non eccelsa. Ma in questo gioco fanno il cavolo che gli pare. E ovviamente calcio salto, calcio in volo, come cavolo si chiamava, mi prende. Direi che allora prima brutto colpo potrebbe aver fatto effetto. Ma comunque, palla ombra. C'è anche schermo luce che riduce la potenza delle mosse speciali. Ma a noi non ci interessa e vinciamo comunque. Manda il fratello lento. E fratello lento con psichico mi sfascia. Poi c'è una buona difesa speciale Slowbro. Guarda lì che roba. Ma la Kazam mi fa un baffo. No, non proprio. Pensavo di essere più veloce che la Kazam. Dazzling Gleam. Togliela, ta ta ta. Non è bastato. Mo finisce Riflesso. Quello, tu adesso farai solo carne da cannone, quindi fai lo scudo. Lo scudo di carne, ecco. Bravo. Flygon, tu invece potresti fare Sgranocchio, lo sai? Anche lo reggi un Dazzling Gleam. Certo che lo reggi. Sei Flygon. Manda Jinx, interessante. Ghiaccio, certo. Vai, Catanzaro! No, dicevo, scimmia! Quanto è veloce, Jinx! Oh, ma che è sti Pokémon veloci qua? Ma che succede tutta sta velocità? Tengo Infernape in campo per fargli prendere proprio le peggio botte, volevo dire, ma a quanto pare, no? Gallade è più veloce, immagino, no? Revitalizzo Feraligatr, sarà Psicotaglio, immagino. E infatti. Sono più veloce di Gallade. Attacco rapido con anche la difesa abbassata. Ciao! Gli è rimasto solo Slowbro a sto punto. Ti faccio un Giga Drainello, giusto per riprendermi un po' di punti. Tutti i punti salute, quasi. Si è ricaricato la salute mentre stava dentro la Pokéball. C'ha quell'abilità strana, che non ricordo come si chiama. Ma Giga Drain, giusto per riprendermi gli ultimi punti salute che posso. E ci siamo. Vinta anche questa! Wow, mi aspettavo che Luciano fosse più impegnativo. Però mi ha comunque messo alla prova. Va avanti, la sfida finale ti attende. Grazie. Bene, andiamo ad affrontare Camillona. Ora, affrontare Camilla, tutto dipende da come è la sua lead. I traumi.
Devo ammettere che la prima volta che l'ho affrontata ho vinto su diamante. E non è che fossi chissà quanto forte, più che altro a fortuna è andata. Ad ogni modo, eccoci qua. Come campione della Lega Pokémon, accetto la tua sfida. E uso Pantene per i capelli, per averli così. Proprio la lead che speravo. Proprio quella che volevo. Se tutto va secondo i miei piani, come me li sono immaginati. Deve andare come me li sono immaginati, perché sennò non c'entra niente, non si fa nulla. Bene. Bene. Non va come deve andare. Cartellino rosso, perché? Milotic, wow. Ci speravo! Ci speravo! Ci speravo! Oh cielo! Oh cielo, quanto ci speravo! Scold. Ok. È il close combatto! Che non fa molto! Ma fa il giusto! Fa il giusto! Perché ora mi manda KO. Ma poi entro con il mio bel Sceptile. Ora entriamo con il nostro bel Sceptile! Leaf Blade e tanti cari saluti. Vediamo, oddio, no, forse no, saluti, perché. No, no. Dovevo aspettarmelo che non andava bene. Resiste al 4x! Resiste al 4x! Resiste al 4x! E mi ciuccio l'ultima energia che ti è rimasta. Buono. Buono. Ok. Uno. Il primo. È andato. Ampharos. Anche Ampharos è drago. Se sono più veloce, ti faccio una bella sorpresina. No, di poco! E c'è Baccacedro. No! Baccalici? A Baccalici! Vabbè, mentre attacco, mica attacco speciale. No? Vabbè, comunque. Allora. Acqua Jet dovrebbe bastare, anche se non è molto efficace. Yes. Salvato. Bene. Meno due. Manda Breloom. Potrebbe avere Gelo Pugno, però, eh. Dipende da quanto è veloce. Non abbastanza per l'uccello coraggioso! Non avete idea di quanto io stia godendo proprio. Gaudenzio Goderenzius proprio. Mi chiamate, chiamatemi così da oggi in poi. Oh mio Dio. Mi sento male ora. Mi sento male con Togekiss. Non so cosa fargli. Non folletto volante. Che roba è Togekiss? Un altro uccello coraggioso. Il danno più alto che posso fargli. Alla Orb. Allora, stiamoci tutti molto calmi. Quello era il danno di Brave Bird. Dazzling Gleam, ok. Arca miseria. La Orb gli fa la Orb. Gengar. Sei più veloce, Tato. Bravo. Non ho più paura di sì. Ok, allora no, aspetta. Non ho più paura di Camilla, calma, a Garchomp che mi fa paura ancora. Spiritomb. Va bene, Spiritomb lo reggo tranquillamente. Tengo Gengar come capro per fargli rubare la. Sì, leva l'attacco, che non me ne frega niente dell'attacco. Gengar è speciale. Ah, certo.
Certo. Allora, continua a fare strength up. Continua. Non è che c'è solo quello. No, non dico che c'è solo quello. Se aveva, se altro non mi ricordo. Mi pare che non ha fatto nient'altro se non strength up e via. Poi forse ha scambiato. Ah, Hex, maledizione. Va bene, va bene. 126. Cavoli. Glielo butto un attacco. Glielo butto un attacco, dai. Se poi sopravvivo gliene butto un altro. Strength up perché poi si ricarica la salute. Ma guarda, io intanto mi ricarico i Pokémon, se fai solo strength up e non attacchi. Ah, il Willow, certo, aveva questo pure. Già, è vero. Proprio non gli piace che ho l'attacco a sto Spiritomb, beh. Non gli piace proprio che ho l'attacco. Che ti ha fatto di male quella statistica? Oh, allora, mo se ne va? Ok, va bene, va bene. Ok, fan di foglia! Pensavo meglio fa... lo sapevo. Lo sapevo che faceva questo. Ma io ho già la contromossa pronta. Pronta. Decido pronta. Giga Drain! Che dovrebbe essere sufficiente, yes. Allora, Sceptile ora esce. Entra Swellow. Swellow ci prende le botte per far ricaricare gli altri e curare dalla scottatura questo povero Sceptile. Il tuo lavoro è carne da cannone. Mi ricordo l'ultima volta che sono stata messa all'angolo in questa maniera. Nessuno mette Camilla all'angolo. Citazione un po' vecchiotta, ma comunque sempre attualissima. Dunque ti do un full restore che non ho ancora usato. Ne ho solo 15, ma non li ho ancora usati. Bene. Allora, oltraggio. È pericolosissimo, oltraggio. Oh, ioi. Volevo fare Power Up Punch e poi fare Close Combat, ma... a vederla così com'è messa non mi piace per niente. Come carta vetro. Dragon Pulse? Più veloce lui. Ah, è snappato, allora. O tento il tutto per tutto. No. Merda. Fortuna che ho salvato davanti a Camilla. È fatta a sto punto. Scizor è l'ultimo. Oh. Che gioia e che gaudio. Finita. Solo pochi minuti fa eri solo un allenatore fortissimo e adesso sei l'allenatore più forte di tutti. Sei il nostro nuovo campione. Tutti a livello 90. È quasi matematico. Bello lui. Più forte. È lui che ha carriato la squadra. E poi Feraligator. E infine,